L'automotive si trova nel pieno di una radicale trasformazione. Un'orda di modelli elettrificati arriverà sul mercato nei prossimi anni e per far posto alle novità saranno numerosi i modelli che si ritireranno dalle scene. Ecco tutte le auto fuori produzione a partire dal 2023. Si fa da parte per lasciare il posto all'edizione speciale GT l'Audi R8 e assieme a questa Alucard nata a metà degli anni 2000 si ritira anche il potente motore V10. Troppi SUV in casa Ford, che così decide di rinunciare alla EcoSport, che molto probabilmente sarà sostituita da una nuova Puma al 100% elettrica. L'abbiamo provata nel suo ultimo canto del cigno. L'anno prossimo diremo purtroppo addio all'iconica Ford Fiesta che si ritira dopo quasi 50 anni di carriera e oltre 16 milioni di unità vendute in tutto il mondo. È già iniziato invece il declino della Hyundai Ioniq, che non è più prodotta già da luglio 2022. La casa coreana ormai punta tutto sulle innovative Ioniq 6 e Ioniq 5 che abbiamo già ammirato e provato. Non ha avuto grande successo sul mercato la Kia Stinger e così la berlina umilmente si ritirerà dalla produzione a partire dal 2023. Per massimizzare la produzione dei modelli elettrificati, Mercedes ha deciso di ridurre il numero di modelli in gamma e così le versioni coupé e cabriolet della classe C e della classe E non ci saranno più. Si andranno ad accorpare nella CLE, coupé e cabriolet. Addio anche all'unica smart a quattro porte, la 4-4. Non ci sarà più, adesso smart punta tutto sul suo nuovo SUV elettrico. Dopo 49 anni di onorata carriera si ritira anche la Volkswagen Passat, al suo posto probabilmente un erede, anche questa al 100% elettrica. Spostiamoci adesso nel mondo del lusso e delle supercar, di cui non farà più parte la Lamborghini Aventador, perché adesso la Casa del Toro avrà una gamma esclusivamente ibrida. Ho avuto il piacere di guidarla e adesso la saluto. La Maserati Ghibli andrà in fuori produzione a partire dal 2023. Il Tridente adesso punta a SUV e super sportive. Con il ritiro dalle scene della Ford GT si chiude un'epoca. Un'ultima edizione speciale di 20 esemplari appena e poi la Ferrari americana non ci sarà più. Godzilla lascia l'Europa. La Nissan GT-R non rispetta i limiti di decibel imposti dall'UE e dunque a partire dal 2023 qui non sarà più venduta. Qual è l'auto che ti mancherà di più? E quale invece quella che proprio non vedevi l'ora di toglierti dai piedi? Faccelo sapere nei commenti e segui i canali social di Fleet Magazine per restare sempre aggiornato in tema automotive.